Le notizie in 60 secondi. Nel pomeriggio è tornata l'acqua nelle isole d'Ischia e Procida, che era mancata in seguito a un guasto elettrico nell'impianto Enel di Mugnone, che aveva provocato il blocco dell'impiantistica collegata al servizio idrico. Ieri mattina gli agenti del commissario d'Ischia sono intervenuti presso un'abitazione all'Accameno per una segnalazione di un furto. I poliziotti hanno accertato che una donna si era introdotta nell'abitazione di un uomo rubando 80 euro dal suo portafoglio. I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un 18enne, il giovane indiziato di concorso in una rapina aggravata commessa lo scorso 8 luglio. 4 anni all'automobilista che, correndo ad alta velocità, ha ucciso Gennaro De Falco. Oggi a Napoli i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Tribunale di Napoli a carico di 7 persone ritenute gravemente indiziate di reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per il rilancio turistico ognuno deve fare la propria parte, lo ha sottolineato il prof. Shark nel presentare stamani il progetto di marketing turistico. Il tema delle autonomie tiene banco nel dibattito istituzionale cittadino. A Napoli ieri si è tenuto un incontro pubblico per dare vita ai comitati referendari del no. Questa sera alle 21:10 andrà in onda a Caleidoscopio con l'intervista a Don Bachi. Prossimo appuntamento domani alle 13:00.